L'Alma Juventus Fano torna alla vittoria superando 2-0 il Porto d'Ascoli nel derby del Mancini. Tornano a vincere dunque i ragazzi di Mosconi dopo la battuta arresto di 7 giorni fa a Trastevere, mentre continua il momento complicato per la formazione di Ciampelli che incappa nella terza sconfitta consecutiva. Primo di Niang indisponibile, Mosconi rinuncia nell'undici iniziale anche a Capezzani e Severini, mentre Ciampelli lascia Spagna in panchina. Dirige Tom Bay di Cuneo. Partita subito vibrante con l'Alma che passa al primo affondo al quarto minuto. Corner dalla destra, un appello, pernella per Broso che impatta perfettamente col destro infilando il pallone all'incrocio opposto con testa che può solo osservare. Al settimo filtrante di D'Alessandro che buca la difesa granata ma Parolisi in corsa calcia debole tra le braccia di Bizzini. Al decimo brivido per i tifosi granata quando Nappo deve appoggiare a Bizzini che, tradito da un rimbalzo, è costretto a rincorrere la sfera per evitare che varchi la linea bianca della sua porta. L'Alma contiene bene la manovra del Porto d'Ascoli che riesce a prendere il controllo del gioco ma trova il modo di rendersi pericoloso solo con i calci piazzati di Napolano che al 22esimo chiama Bizzini ad alzare in angolo. Al 25esimo il fantasista prova la botta trovando ancora un Bizzini reattivo che si salva con l'aiuto della traversa. Ci prova ancora 2 minuti più tardi dalla bandierina il numero 10 biancazzurro ma l'estremo difensore granata non si fa sorprendere e respinge coi pugni. Superata la mezz'ora, l'Alma riporta il baricentro avanti tenendo gli ospiti lontani dalla propria porta con la prima frazione che si chiude senza ulteriori emozioni. Al rientro in campo dagli spogliatoi, i due tecnici non operano cambi con il gioco che si ferma dopo appena 5 minuti per un problema alla caviglia dell'assistente dell'arbitro che deve affidarsi alle cure dei sanitari delle due squadre prima di poter riprendere il proprio posto. Il Porto d'Ascoli continua a premere, ma l'Alma si difende con ordine e decisione non lasciando spazi agli avanti ospiti. Al 14esimo il pallone buono capita sui piedi di Perini che raccoglie al limite ma col destro calcia male. Dall'altra parte su punizione dalla linea mediana Nappo presca Broso che mette giù per Zanni, conclusione fuori bersaglio. Ciampelli decide di cambiare alcune pedine senza però ottenere i risultati sperati e le offensive biancazzurre vengono neutralizzate prima dei 20 metri mentre l'Alma prova a pungere con qualche ripartenza. Ispirati sempre da Napolano, gli ospiti ci provano ancora al 26esimo, quando la sua apertura trova Sensi dall'altra parte, pronto a controllare e a battere di sinistro senza trovare la porta. Il Porto d'Ascoli insiste, ma a 10 minuti dal 90esimo un'incomprensione tra passa l'acqua e il portiere testa permette a Zanni di impossessarsi della sfera con il centrocampista granata che poi non ha difficoltà a spedire in rete per il 2-0 che chiude l'incontro. Il Porto d'Ascoli prova con orgoglio e generosità a tornare in partita, ma la difesa di casa alza il muro blindando i 3 punti fino al triplice fischio finale. Mister Mosconi, un Fano concreto che ha sbloccato subito il risultato, poi non ha concesso nulla dietro. È il paradosso del calcio, al primo angolo abbiamo fatto gol, domenica ci siamo andati vicino tante volte, domenica abbiamo fatto 5 angoli, potevamo fare 4 gol. Domenica l'abbiamo subito gol su angolo, un angolo stupido, oggi abbiamo fatto gol, sono contento per il capitano. Perché il capitano nei momenti di difficoltà ha indicato la via che dovevamo seguire e lui ha dato l'esempio e adesso dobbiamo andare tutti dietro a lui e dopo uno quando ti comporti così si è ripagato, fai gol, fai buone prestazioni. Oggi era una partita da, non dico 6 punti perché non vale, però oggi è una vittoria pesante. Il Porto d'Ascoli fuori casa è una delle squadre che ha fatto più punti, erano 4 partite. Che non subiva gol, l'ultima partita l'hanno persa col Sinigalia, stiamo parlando di una squadra che ha un assetto che fuori casa rischia di far male se non stai attento. L'hanno preparata bene, poi è normale, dopo gli è crollato il castello perché al primo angolo abbiamo fatto gol, però è l'episodio, come a noi magari all'andata l'espulsione del portiere ha cambiato la partita, questa al primo angolo è cambiata, però dopo siamo stati bravi a portarla in porto. Una partita decisa dagli episodi che ci hanno visto entrambi i protagonisti in negativo e peccato perché è stata una partita approcciata bene, giocata con l'atteggiamento e lo spirito giusto e con l'intensità che serve contro questo tipo di squadra e però in questo momento ecco, la sintesi del nostro periodo sono i 2 gol presi, 2 gol che di solito non prendiamo e però in questo momento ne prendiamo un po' troppi nello stesso modo e sicuramente senza nascondersi dietro ad alibi che non ci danno sicuramente nulla, è un momento sul quale dobbiamo porre maggiore attenzione su alcuni dettagli dove questa squadra ha costruito le sue fortune negli ultimi anni e in questo momento non è così.